Allegria Retro Gamers e bentrovati in questo nuovo video, qua è DJ Polystation e oggi torneremo a parlare di grafica vettoriale. Ricorderete infatti che già in passato feci un video su come giocare al meglio i titoli arcade con grafica vettoriale. E se avete visto quel video, ricorderete sicuramente che menzionai una modifica hardware da fare ai display CRT. Penso che ci siamo capiti. Per l'esperimento di oggi utilizzeremo questa vecchia TV portatile in bianco e nero. Tanto bella quanto maledettamente inutile. Questa TV è perfetta, dato che non ha neanche l'entrata in composito. Prima della modifica, naturalmente, non poteva mancare il tipico spiegone. Se volete saltarlo, andate al minuto in sovraimpressione. Il concetto alla base è davvero semplice. Attorno al tubo catodico c'è il cosiddetto gioco di deflessione. Quest'ultimo è costituito da delle elettrocalamite. Quando arriva del voltaggio sulle elettrocalamite si genera un campo magnetico che di conseguenza va a variare la traiettoria del raggio di elettroni. Un altro banale esempio di elettrocalamita sono i comuni altoparlanti. In questo caso il magnete non viene usato per muovere un raggio di elettroni, bensì un comune cono di cartone. Insomma, due tecnologie totalmente diverse, ma che si basano fondamentalmente sullo stesso principio. Prima di continuare però, ci sarebbe da spiegare un'altra cosa. Cosa differenzia un classico CRT raster da un monitor vettoriale? Fisicamente nulla, ciò che cambia è il come viene sfruttato il gioco di deflessione. In un display raster, il raggio di elettroni rende l'immagine riga per riga. Una volta finito il fotogramma, torna indietro e inizia a scrivere il fotogramma successivo. In un display vettoriale invece il raggio di elettroni viene sfruttato per disegnare direttamente delle forme sullo schermo. Entrambe le tecnologie hanno i loro vantaggi e svantaggi. Su uno schermo raster infatti si può mostrare una qualsiasi immagine, tuttavia abbiamo una risoluzione verticale limitata. In vettoriale invece, pur avendo una risoluzione teoricamente infinita, possiamo soltanto disegnare delle forme geometriche basilari sullo schermo. Ora che abbiamo chiarito i concetti base di questo esperimento, è giunta finalmente l'ora di smontare la TV. Per prima cosa mi sbarazzo totalmente dell'alimentatore integrato. Non che questo passaggio fosse strettamente necessario, ma visto che la TV ha uno spinotto per l'alimentazione esterna, ho preferito togliere l'alimentatore interno, anche perché non è che mi ispirasse poi tanta fiducia. Arrivati a questo punto, scollego i quattro cavi che alimentano il gioco di deflessione e li collego a degli spinotti RCA. Infine, dopo una grossolana modifica alla scocca, monto gli RCA laddove risiedeva lo spinotto per collegare la 220 all'alimentatore integrato. Ora finalmente possiamo richiudere il tutto e dopo innumerevoli imprecazioni possiamo testare se funziona. Collego quindi i due RCA all'uscita audio del mio computer e faccio partire alcune onde sonore. Beh, i risultati sono alquanto deludenti, vero? Pur mettendo il volume al massimo, l'immagine rimane piccola al centro dello schermo. Questo perché l'uscita audio del PC non è abbastanza potente e per sfruttare appieno lo schermo ci servirà un amplificatore. Ma questo lo vedremo in un prossimo video. Detto questo, anche il video di oggi finisce qui. Come al solito, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi ricordo che potete lasciare il mi piace. Se in caso contrario vi ha fatto cagare, beh, lasciate il non mi piace, tanto non mi offendo. Se volete altri video come questi, vi ricordo che potete sempre iscrivervi al mio canale. Come di consuetudine, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!